Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Siete su Cartomantic e io sto per fare le previsioni per la settimana che va dal 4 al 10 di maggio. Restate con me. Salve a tutti, bentornati, bentrovati, benvenuti a chi è nuovo su qui. Siete su Cartomantic. E in questo canale io faccio interattivi usando soprattutto Renormand ma anche altri mazzi di carte. Quindi io oggi mi dedicherò a fare un interattivo per vedere come andrà la settimana dal 4 al 10 di maggio, sempre col metodo del giorno per giorno, quindi 7 carte più altre 7. Per chi mi segue già lo sa come funziona, invece chi fosse qui per la prima volta spero che lo scoprirà e che resterà anche contento di questo mio approccio alle previsioni della settimana. Naturalmente è un interattivo. Quindi qui ci sono i tre simboli che per chi mi conosce abbiamo cambiato un pochino, sono sempre gli stessi, ma cerco un po' di ruotarli, intanto che avrò la possibilità di andare a rifornirmi di nuovi. Quindi se foste qui per la prima volta, qui appunto sono stese generalizzate, si tratta di attribuire la vostra scelta di decidere, insomma, attribuire uno di questi tre simboli, quello che sarà rappresentativo per la vostra settimana e ascoltare la stesa, la variante che io associerò a ognuno di essi. Allora, userò gli oracoli per vedere l'energia di questa settimana. Prenderò una carta dal mazzo dei tarocchi degli angeli di Doreen Virtue, che come sapete io uso non tanto come tarocchi, ma come carte che mi possono dare più o meno l'indirizzo di quello che sarà il clou di questa settimana. Userò anche, sono qua sotto, una lama degli arcani maggiori per vedere appunto di essere orientato in modo un po' più preciso su quello che saranno poi le indicazioni del mazzo dell'Enormand, che è quello che per me la fa un po' da padrona, perché sono il mio metodo di interrogare il futuro preferito e quindi mi trovo molto bene con loro. E da quello che vedo anche voi, quindi ne approfitto anche per ringraziare tutti coloro che fino a questo momento mi hanno tenuto compagnia, che si sono iscritti al canale e che hanno contribuito davvero a farlo crescere in una maniera insperata. Io vi ringrazio tanto, ne approfitto anche per dirvi che se volete contattarmi trovate qua sotto l'indirizzo mail, che è il canale attraverso il quale io sono più sicura di riuscire a rispondere a tutti compatibilmente, insomma, coi tempi di me, povero essere umano, quindi cerco veramente di rispondere a tutti quelli che mi scrivono. E prima o poi comunque ce la faccio sempre, portate pazienza, non è per mancanza di volontà, semplicemente proprio per mancanza di tempo, insomma. Io da un po', come sapete, mi sono dedicata a questa missione di fare un video al giorno, è piuttosto impegnativo, lo faccio volentieri perché so che vi tengo compagnia, ma soprattutto voi la tenete a me. Quindi, insomma, cerco un pochino di bilanciarmi tra diverse cose, più la normale vita familiare di ognuno di noi, che ho anch'io e che quindi mi tiene particolarmente impegnata, credetemi, anzi, meno male che c'è questo canale dove un pochino posso sfogarmi e posso sapere che trovo tante persone che hanno voglia di ascoltarmi. Bene, a questo punto io vi lascio scegliere, naturalmente è il simbolo adatto alla vostra variante, ci ritroviamo qua subito dopo, se volete intanto mettete il video in pausa, se desiderate scegliere con più calma, non troppo, mi raccomando, fatevi guidare. Per il resto ci vediamo qua fra pochissimo con la prima stesa. Bene, eccoci qui allora subito a vedere la stesa, la variante per chi ha scelto come simbolo Libro, che io metto subito qui, e andiamo a vedere innanzitutto quali saranno, senza far crollare tutto come al mio solito, quali saranno le energie di questa settimana che va dal 4 al 10 di maggio per chi ha scelto questa variante, tanto per avere una prima idea di dove ci stiamo muovendo. Al taglio, come sapete, immaginare, caspita, sembra che ci siano solo tre carte in tutto il mazzo, mi escono sempre quelle, però sono carte che mi escono soprattutto ultimamente queste, sempre le stesse. Io penso che comunque, oltre alle energie di ognuno di noi, di dove ci stiamo trovando in questo momento, esistano anche delle energie comunque che valgono un po' per tutti. E difatti questo immaginare, io visto che è dal 4 al 10 maggio, siccome inizia la benedetta fase 2, voglio pensare che sia anche un pochino che ci ritorna il desiderio di immaginare, di sognare, comunque di creare, anche perché con l'immaginazione si fa anche questo, speriamo. Comunque sono delle energie sicuramente che si muovono in un ambito positivo, perlomeno fin tanto che ci dobbiamo attenere a questa carta così bella,
è così promettente. Certo, possiamo anche immaginare cose brutte, ma di solito questa carta esce quando la nostra immaginazione è fervida e orientata verso qualcosa di bello. Vediamo un po'. Invece qui, ecco qua, profonda tristezza, prenditi il tempo che ti serve per guarire, hai bisogno di perdonare te stessa e gli altri. Beh, però non sono così discordanti, sapete perché? Comunque in questo periodo di guarigione ne abbiamo proprio bisogno. Non sto a entrare nel merito di altri tipi di guarigione per rispetto di tutto quello che è piombato addosso alle vite di ognuno di noi. Io qua sto parlando di guarigione interiore, sto parlando di curare sicuramente degli animi feriti, tutti noi siamo rimasti provati, chi più chi meno. Ma credo nessuno meno, tutti più da questa esperienza che purtroppo non è ancora finita. E oltretutto, collateralmente, questa situazione ha portato a delle ferite anche nella vita privata di ognuno di noi e magari a metterci anche a dubitare di determinate cose che per noi prima erano scontate. Quindi adesso abbiamo bisogno di perdonare noi stessi e gli altri e dobbiamo prenderci del tempo per guarire. L'immaginazione, a mio parere, in questo caso è veramente un'arma molto molto potente perché ci dà la possibilità di ripartire, di sperare, di sognare. E infatti questa è una carta bellissima in questo senso, perché è una carta piena di spirito di iniziativa e mi fa piacere poter trovarla, poterla trovare qui, proprio all'interno di questa variante. Perché queste tre carte, a mio parere, parlano proprio insieme. È veramente un messaggio, direi, corale, che dice abbiamo avuto delle ferite, abbiamo avuto delle esperienze negative. In questo momento abbiamo bisogno di curarci, abbiamo bisogno di riprenderci. Il potere dell'immaginazione ci darà veramente questo spirito di iniziativa per cui tutto è pronto. Ricordiamoci che la carta del Bhagat è una carta dove stiamo per intraprendere qualcosa, abbiamo desiderio di farlo, una carta piena di intraprendenza dove tutto è pronto, come vedete sul tavolino di questo Bhagat, di questo matto, di questo mago, scusate. Una carta che in accezione negativa può essere anche un po' il ciarlatano, invece qui proprio è come un messaggio di incoraggiamento. È tutto pronto, dobbiamo semplicemente partire, immaginare, rifar andare la fantasia. Guardate, il taglio è fantastico, veramente ci si aprono nuove possibilità per quanto riguarda la guarigione dell'animo. Sicuramente questa è una settimana che ci darà tanto e le occasioni non mancheranno, quindi abbiamo tutto pronto per riprendere la nostra vita in mano finalmente. Adesso, come sempre, io prenderò sette carte che sapete sono un po' i 7 giorni, ma un po' anche le casette nelle quali metteremo le altre sette per vedere un pochino come andrà. Quindi andranno ad abbinarsi alle altre 7 carte che io troverò poi da mettere sul tavolo per vedere un pochino come andrà questa settimana. Settimana che si prospetta invece, guardate, molto molto interessante, mettiamo qua il libro, molto interessante sia per le finanze, qui c'è stato qualcosa che è andato un po' stortino, sono proprio tre carte, bene, sono tre carte di un po' di stabilità economica e fino a arrivano anche delle buone notizie. Allora diciamo che in questa settimana direi che quello che la fa da padrone in senso un po' metaforico è la ripresa di circolazione di qualcosa, si rimette in moto qualcosa. Quindi questo bagatto forse trova la forza, anzi senza forse, di rimettere vita a questi ingranaggi che erano rimasti un po' così. All'inizio della settimana dovremo andare a vedere che cosa è andato storto riguardo a delle cose appunto che davamo per scontate, ma abbiamo sicuramente nella seconda parte della settimana una ripresa, una possibilità di ripresa e anche una possibilità di conciliazione con alcuni valori o alcune situazioni in casa o nell'ambito dei sentimenti che ci avevano lasciato un pochino perplessi. Comunque una carta di ripresa di contatti e di ripresa anche di sicurezza. Abbiamo qua una carta che a me la dice lunga non soltanto per le finanze, perché è la carta preposta alle finanze, ma anche per i rapporti interpersonali e soprattutto familiari. Andiamo a vedere qui che cosa abbiamo. Qui il taglio non mi interessa. Oh, là. Allora, per quanto riguarda, direi che il centro di questa vostra situazione di questa settimana sono le finanze che finalmente ritrovano i soldi, ritrovano la loro circolazione. Qui entrano soldi, ragazzi. Poi non soltanto a metà della settimana, sapete che per me questa carta è fondamentale per dare proprio una connotazione alla settimana che stiamo per affrontare. Qui veramente le belle notizie riguardano soprattutto i soldi. Fortunatamente non solo. Andiamo a vedere che cosa avete qui. Oh, no. Bene. Poi adesso io sto parlando da sola, ma naturalmente vi spiego che cosa è successo. Oh.
Qui c'è da curare delle ferite, sì, vero, lo dice anche lì, guardate, secondo me c'è da guarire parecchio, ma allora, qui inizia la settimana con una situazione, direi, per quanto riguarda gli affetti, relativamente stabile, niente di nuovo, direi che magari inizia la settimana più all'insegna dei sentimenti piccoli, quelle a cui magari a volte non davamo importanza. Qua stiamo cercando di riscoprire le cose piccole, piccole e importanti, proprio la quotidianità, ma anche abbiamo delle belle conferme all'inizio della settimana per chi vive in coppia, perché è una settimana dove da tanta stabilità finalmente nasce qualcosa di nuovo e di fresco. Per cui se avete una relazione sulla quale da molto tempo siete lì a vedere se può prendere una piega più seria o se è il caso di fare un passo avanti, piano piano, però queste sono due carte veramente belle perché mi parlano di innocenza, ma di un'innocenza che viene dall'esperienza, qui non è la sventatezza del bambino, è qualcosa di fresco, ma che nasce da qualcosa che c'è già. E sicuramente questo cane mi parla di un rapporto consolidato che si basa sulla fiducia, quindi se avete questo tipo di situazione, la settimana inizia nel migliore dei modi. Dovrete però comunque inevitabilmente fare delle scelte, perché? Perché questo è stato un periodo di un po' di bassa, un po' di privazioni per tutti, quindi qui mi rivolgo sempre a chi ha questa situazione, magari desiderasse iniziare a pianificare una vita insieme, quindi a mettere su casa, come si dice, dovrete insomma magari cercare di trovare dei compromessi. Qui perdiamo un po' la possibilità di scegliere proprio, dobbiamo accontentarci, però siccome abbiamo da una parte dei sentimenti molto forti e dopo in arrivo comunque delle finanze, io credo, delle finanze in miglioramento, io credo che qua, visto anche come va poi la settimana, avrete una situazione altalenante se state iniziando a fare progetti di convivenza, per quanto riguarda semplicemente come gestire le finanze che in questo momento non sono al massimo. Entreranno dei soldi per chi si sta occupando di questo, quindi arriveranno degli aiuti, ma dovrete fare delle rinunce. Allora, secondo me, per chi ha in mente già la casa da comprare, la casa dei sogni, forse proprio su questo sarà costretto a rivedere un pochino i piani, nel senso che potrebbe essere che prendiate in considerazione un'altra opzione, un pochino meno onerosa. Certo, prima non lo sarebbe stata, adesso purtroppo sì, però nonostante gli aiuti che vi arriveranno copiosi, soprattutto da parenti, io vedo anche i genitori che aiutano figli a mettere su casa, però dovrete comunque fare una scelta diversa, o comunque prendere in considerazione per ora una scelta diversa, un po' meno, però almeno avrete, guardate, la felicità di poter iniziare una cosa che era rimasta in sospeso. Quindi questo per le giovani coppie, o magari anche non giovani, però che hanno deciso di andare a convivere o comunque di mettere su famiglia in un ambiente proprio. Se prima di questa batosta che è arrivata avevate visto magari una casa con determinate caratteristiche, rivedendo un pochino, riassestando un po' le vostre aspettative, questa è una settimana che, vediamo il lato buono, vi porta sicuramente a iniziare questo progetto in modo più concreto. Quindi dovete un po' fare un passo indietro, ma per farne tanti in avanti. Questo per chi ha questa situazione sentimentale. Per chi invece qui, per le altre persone, dal punto di vista dei sentimenti, questa settimana a mio parere non porta delle grosse novità, se non magari qualche flirt però che rimane all'inizio un po' così innocente, ma poi che decidete di lasciar perdere. Non siamo proprio in una settimana dove, come si dice, siamo al top. Non ha, non, Per i sentimenti qui io vedo un po' di stabilità, bella, buona, ma insomma un po' così, soprattutto perché qua abbiamo che ogni volta che magari doveste vedere, questo parlo per i single, per chi invece fa un po' magari insomma il farfallone, appena vedete segnale di pericolo qua tagliate la corda. Questa non è una settimana in cui decidete di fare le grandi avventure da feuilleton. Qui sì, se c'è bene l'occasione, se no piuttosto che avere problemi, ciao a tutti. I single magari hanno già più possibilità, ma qui sono loro che già vedono eventualmente qualche segnale di pericolo, si accorgono se ci sono dei bagatti in giro e preferiscono rimandare a quando conosceranno qualcuno di un pochino più
sposato, no? Come dire, qualcuno di più affidabile. Ecco. Allora, dicevo che qui sono le finanze a farla da padrone, sì, perché evidentemente qui qualcuno ha fatto degli investimenti o comunque aveva investito proprio il denaro o deciso di impiegare proprio il denaro in un modo che gli sembrava oltremodo tranquillo, no? Qui stiamo parlando non di gente che va a giocare in borsa per i fatti suoi, qui c'è qualcuno che aveva messo lì al sicuro dei risparmi e purtroppo ha trovato una brutta sorpresa. Ma non l'ha trovata questa settimana, l'ha trovata prima. Qui siamo nella seconda parte, nella seconda puntata. Io sono felice di dirvi che non solo questa settimana troverete riscontro alle vostre proteste, alle vostre rimostranze, comunque a tutto quello che potete obiettare che vi ha fatto perdere qualche cosa, ma che ci sarà il rientro di soldi, perché qui ci sono soldi che tornano. Probabilmente cambierete o la banca d'appoggio, la finanziaria dove li avevate, o comunque la persona che si stava occupando di questa cosa. E già verso la fine settimana voi questa cosa sarà un incubo che vi ha lasciato dei segni perché le perdite ci sono state, ma rientrano dei soldi. Non sarà tutto, non sarà una cosa che vi cambia la vita, però insomma sentirete di aver perso sì qualcosa, ma di aver riparato in buona parte a queste perdite che per voi non sono state per niente simpatiche e insomma un po' impreviste. C'è un po' di fiducia che avevate riposto in qualcuno che forse è stato un po' sventato. Non vi vedo defraudati, ma sceglierete sicuramente di rivolgere le vostre attenzioni e i vostri risparmi altrove. Se avete chiesto, come succede in questo periodo, avete chiesto tipo buoni spesa o comunque sussidi o aiuti, eccetera, e avevate avuto una risposta più che altro, qua c'è temporeggiare, quindi state aspettando ma non ci sperate più, direi che questa è la settimana buona. Attenzione, attenzione a che cosa? Attenzione che purtroppo io credo che se avete chiesto queste cose hanno aspettato talmente tanto tempo che appena entrano se ne vanno. Quindi temo proprio che qui possa essere che questo denaro che entra esca anche altrettanto facilmente. Un chiarimento, non è che questo denaro che entra esclude la situazione precedente, potrebbe essere che voi abbiate entrambe le situazioni o anche tutte e tre, cioè queste sono le energie che arrivano. Quindi sono energie di ingresso, di cose belle che arrivano, anche di cose concrete, di soldi, ma anche di qualche rinuncia o di qualche cambio di rotta. Questo immaginare, ebbene, immaginare qua io lo vedo sia come un desiderio comunque di progredire, quindi qui sanate effettivamente delle ferite, vi prendete del tempo, ve lo siete preso e alla fine un po' vi dovete appunto perdonare voi stessi, soprattutto per queste perdite che ci sono state, che magari potevate evitare se aveste capito cosa stava succedendo, però insomma nessuno è perfetto, ma allo stesso tempo questo immaginare è anche un fare progetti per il futuro, un riprendere un pochino, prendete il tempo che vi serve per guarire, va bene, l'avete preso, però poi nella seconda parte della settimana direi che abbiamo una novità anche molto bella che non vi aspettate e che vi fa ripartire. Quindi sono energie comunque non entusiasmanti perché siete provati da quello che succederà, ma soprattutto da quello che è successo e quindi abbiamo un pochino di forza da riprendere, ma che ci sarà. Ci sono decisioni anche da prendere, come avete visto in entrambi i casi, sia sentimentalmente che dal punto di vista finanziario. Va bene, non siete stanchi di dover prendere decisioni, però sapete, ormai sapete come stanno le cose e qui abbiamo il nostro bagatto che ce lo conferma, quindi diciamo che è come se faceste l'ultimo sforzo, non che da questo momento nella vostra vita non deciderete più, ma comunque sono decisioni che non vengono prese in un clima di assoluta serenità. Diciamo che è l'ultima volta, una delle ultime volte in cui questo clima un po' così oscuro ci sarà nella vostra vita. C'è di buono che a rallegrarvi abbiamo questa cosa centrale nella settimana che vi farà assolutamente avere come una sferzata di energia e ci mancherebbe, perché è come se voi li trovaste questi soldi, in realtà vi spettano, però li accoglierete quasi come qualcosa che non ricordavate quasi più, o meglio, lo ricordavate ma non ci speravate affatto. Quindi per questo io direi che un pochino si corregge il tiro di questo tarocco che è uscito un po' così, un po' pessimista. Per quanto riguarda il lavoro invece direi che
in linea di massima senza grossi scossoni, anche se una scelta potrebbe essere già stata fatta, perché qui vediamo che potrebbe essere stato stipulato nella settimana precedente un contratto o un accordo. Siamo ancora un po' in bilico all'inizio della settimana con qualche indecisione, ma poi alla fine decidete per il sì, la decisione che avevate preso prima la fate valere ancora adesso. Magari cercherete un pochino di trattare, perché soprattutto per chi ha un lavoro che lo porta un po' lontano da casa. Allora su questo vi vedo che verso la fine della settimana ancora dovreste avere qualcosa da ridire. Dovreste anche, secondo me, essere abbastanza accontentati, dico abbastanza perché credo che qua la verità stia nel mezzo, nel senso che un po' sì e un po' no. Un po' dovrete, per chi ha questa situazione, un po' dovrete cercare di mediare. Quindi, però, la situazione lavorativa è in netta ripresa, quindi state veramente anche qui prendendovi, vi siete presi del tempo per decidere, ma alla fine rimanete nella seconda parte della settimana con le idee chiare, anche se appunto verso la prima metà abbiamo ancora qualche tentennamento, ma sono cose appunto che dipendono da voi, quindi comunque sentite di avere la situazione abbastanza sotto controllo, quindi questo bagatto oltretutto ci rassicura, no? È tutto in mano vostra. Certo, in questo aumentano le vostre responsabilità, però diminuisce anche il senso di avere la propria vita nelle mani altrui. Qui ce l'avete voi, cercherete di ottenere quello che volete e credo che al 90% ci riuscirete. Dovrete cedere magari su qualcosina, ma ce la facciamo. Nient'altro, direi che è più che sufficiente così. È una settimana che si preannuncia sicuramente molto interessante. Questo messaggio appunto di immaginare, forse riprendete un pochino il desiderio di sperare per il futuro, di fare dei piani, è rivolto magari a immaginare anche al passato, perché certe situazioni potevano essere immaginate, magari facendo un po' più di attenzione, ma sicuramente la vostra attenzione sarà stata rivolta a cose purtroppo più importanti, quindi avete confidato in qualcuno, c'è rimedio. Questa settimana soprattutto c'è rimedio dal punto di vista economico e per quanto riguarda i sentimenti, a parte appunto cose logistiche per chi decide di mettere su famiglia, non vedo che sarà una settimana particolarmente rilevante, se non appunto per chi magari volesse divertirsi un pochettino, però senza impegno, appunto, appena le cose si fanno un pochino più serie o pericolose per altri versi, siete lì pronti a lasciare un po' la presa. Quindi a questo punto fate un po' come preferite, ma penso che non sia proprio la settimana in cui deciderete di mettervi in gioco in questo senso. Bene, io con questo per questa settimana direi che ho finito, vi ho detto credo abbastanza, quindi libro organizzati, direi che ti stanno arrivando delle buone notizie, perciò se ti è piaciuta questa stesa, come sempre per favore metti il like e se non l'hai ancora fatta e voglia di iscriverti al canale, mi fa sempre molto piacere, soprattutto se attivi anche le notifiche con la campanellina. Io con questo ti do appuntamento a domani per un video al giorno insieme a me, Zuccartomantica. Bene, passiamo adesso alla stesa di chi ha scelto cuore per questa settimana. Il nostro cuore che era un po' che non vedevamo, almeno io mi ricordo che è un po' che non fa la sua apparizione qua, anche perché era sparito in un vasetto e era molto difficile usarlo se si nascondeva. Forse aveva voglia di andare in vacanza, chi lo sa. Comunque adesso l'abbiamo ritrovato, quindi andiamo subito a vedere per chi ha scelto questa variante, come sarà questa settimana dal 4 al 10 di maggio. Vediamo. Questa fase 2, come sarà per chi ha scelto questa variante? Allora, andiamo a vedere al taglio. Messaggio in una bottiglia. Ah, oh, beh, settimana molto molto promettente. Dopo, insomma, un po' di noia che tutti abbiamo provato in questa settimana, c'è qualcuno che vuole mandarci un messaggio in una bottiglia. Quindi, insomma, raddrizziamo il cuore. Io non è che sia superstiziosa, però, insomma, le cose devono stare come. Rispettando la propria natura, un cuore rovesciato a me proprio per iniziare a vedere come andrà la settimana, diciamo che non mi entusiasma. Allora, vediamo un po'. Vediamo qui che cosa abbiamo al taglio. Qua. Il mondo. Addirittura qua è associata all'Arcangelo Michele,
Un lavoro ben fatto, gioia, soddisfazione e gratitudine, sentiero verso l'illuminazione. Chissà che non ci illumini questo messaggio in una bottiglia. Beh, iniziamo benissimo, direi, no? Speriamo di non essere smentiti. Non la voglio tirare, quindi andiamo subito a vedere qual è l'arcano che ci corrisponde in questa settimana, dal 4 al 10 di maggio, perché ha scelto la variante cuore. Mi mischio bene perché insomma, ecco qua. Il mondo ancora. Abbiamo due volte il mondo. Beh, dovrebbe essere una settimana trionfale, con in più questo messaggio nella bottiglia che ci piace proprio tanto perché stimola molto la mia curiosità. Spero anche la vostra, quindi qui si stanno emozionando anche le cartine, poverine, hanno ragione. Vediamo questo messaggio, di che cosa ci parlerà, chi è questo qualcuno? Messaggio nella bottiglia, può essere un messaggio a mezza voce, qualcuno che ci manda a dire qualcosa, qualcosa che scopriamo. Sentite, guardate. È impressionante. Allora, effettivamente un messaggio decisivo. Allora, qui forse è proprio molto importante questo messaggio per avere questo coronamento di tutti i nostri sforzi, questo momento così, il nostro momento clou per questa settimana. Evidentemente è una settimana molto importante perché ha scelto questa stesa, quindi. Allora, vediamo un po' quante sono, 5, 6, 7, vediamo un po', beh, stelle, l'altra persona, mettiamole un po' più in qua così ci stiamo bene, bene, ecco qua, allora. So che di tutte le carte state andando a guardare la croce, perché lo so, ma anch'io. Allora, questa croce, no, 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 no. Allora, la croce certo c'è e quindi dobbiamo tenerla presente, però direi che effettivamente è una carta, quella delle stelle che domina la stesa, oltre a essere naturalmente quella che riguarda il centro della settimana, però è una carta che mi parla di sogni, di aspirazioni. Mi parla anche di una guida, mamma mia, oggi che cos'è? Qui, oggi solo questa stesa, perché adesso qui è una carta che mi parla di guida, quindi di ispirazione, di come raggiungere i vostri sogni, mi sta al centro e quindi voglio un po' andare a vedere, ma qui però c'è qualcuno che torna, secondo me, dal vostro passato e qualcosa di segreto che vi viene rivelato. Vediamo. Beh, allora, sì, stelle e quadrifoglio indubbiamente sono una coppiata vincente, qualcosa di segreto, il messaggio nella bottiglia riguarda l'amore, ragazzi, e qui c'è qualcosa che inizia. Vediamo questa che cos'è. Vabbè, allora, qui abbiamo qualche cosa di brutto e pesante che riguarda qualcosa di ufficiale, di brutto e pesante. Però per tutto il resto sono carte talmente belle che io, che sono la solita perfezionista rompiscatole, se me lo permettete, andrei prima a cercare di capire all'inizio della settimana cos'è questa roba, così ce la leviamo dai piedi e ci concentriamo soltanto su tutto il resto, perché per il resto sono carte eccezionali. Allora, io qua non vorrei che qualcuno avesse. Qui sono preoccupazioni per qualcosa di ufficiale. Voi avete in mente qualche cosa che vi sta preoccupando che riguarda allora o dei documenti o anche il vostro lavoro, ma inteso più come l'impiego. Quindi, siccome però mi viene in seconda posizione. E in prima abbiamo la vostra salute, il vostro benessere così ben radicato, credo che qui si tratti che qualcosa, qualcuno faccia vacillare all'inizio della settimana la vostra sicurezza. Che
che peraltro posso già dirvi che non vedo assolutamente in pericolo, se non che forse per quanto riguarda più il lavoro, perché l'amore direi di no, dovrete prendere delle decisioni un po' rapidamente, ma questa cosa in casa della croce, allora, o è questo che vi ho detto, o altrimenti, guardando le corrispondenze qui tra quest'ancora e questa torre, io temo che invece per quanto riguarda l'amore, soprattutto, qui ci fosse la speranza di un ricongiungimento, nel senso fisico, con qualcuno, e invece ancora questa cosa non può avvenire. È l'unico lato negativo che vedo, che certo non è piccolo, però state tranquilli perché la situazione sentimentale poi va migliorando. Altrimenti potrebbe essere che voi avevate delle preoccupazioni per il lavoro e che in questo momento, all'inizio della settimana, non trovino ancora una soluzione, quindi che rimaniate ancora un po' preoccupatini, perché nonostante tutto non vi potete ancora, non avete ancora libertà di movimento. Allora, intanto metto tranquilli per entrambe le situazioni, perché il vostro benessere è stabile, cioè la vostra situazione è comunque stabile, indipendentemente da, vabbè, se non vi potete vedere, questo è stabile, ma siete infelici lo stesso, ma vedrete che poi cambierà. E, altrimenti, se non avete potuto firmare qualche cosa, avete paura di esservi perso dei passaggi, avete paura di perdervi qualche cosa perché non vi potete ancora muovere e quindi avete paura che qualcuno magari vi faccia lo sgambetto? No, siamo ancora in piena tranquillità, quindi non vi preoccupate se è questo, vi arriveranno, qui sì, il messaggio nella bottiglia, state tranquilli perché qualcuno si preoccuperà di rassicurarvi, soprattutto nella seconda parte della settimana, vedrete che avrete delle buone notizie che vi rassicureranno. La situazione è in discesa, ormai siete a posto per il lavoro, se anche siete senza, qui iniziano a esserci delle novità, inizia a muoversi qualche cosa, verrete a conoscenza di diverse opportunità e quindi finalmente il periodo nero, che comunque probabilmente vivete ancora questo isolamento un po' all'inizio, è passato, quindi non vi preoccupate se sentite di non avere ancora la situazione in mano, ma veramente qui andiamo alla fine, addirittura per chi il lavoro ancora non ce l'ha, ci sono addirittura possibilità di scegliere. Lo so che sembra una cosa pazzesca detta in questo momento, ma evidentemente le vostre aspettative sono rivolte a un settore in cui c'è la possibilità. Oppure dovete scegliere tra due lavori anche molto diversi, potrebbe anche essere, e quindi la scelta è questa. Allora, adesso andiamo per ordine, ho voluto togliere questa cosa, sono delle preoccupazioni che avete, che derivano dalla mancanza ancora di potervi muovere liberamente, ma tutto il resto andiamo a vedere. Allora, siete in una situazione ormai dove potete definirvi tranquilli, non vi preoccupate. Si fa in fretta a dirlo, però comunque è così. Non vi preoccupate, c'è questo piccolo inghippo all'inizio della settimana che vi fa stare un po' così, ma subito dopo abbiamo. Allora, per l'amore. Per l'amore, questa è una settimana in cui verranno svelati dei segreti per chi ancora non sa bene come stanno le cose. Svelati dei segreti che vi faranno felicissimi e che porteranno all'inizio di una relazione, ma di una relazione con i fiocchi e controfiocchi. Quindi forse questa è qualcosa che voi sospettavate da un po', è una cosa che speravate da molto, perché questi erano proprio i vostri sogni. E qui abbiamo proprio una dichiarazione. Ma da manuale, quindi senza dover fare troppi sforzi, qua per molte di voi la persona alla quale state pensando si farà avanti, come si dice, quindi coronerete questo sogno a partire appunto dai primi giorni della settimana, per tutta la settimana. E allora queste scelte saranno per decidere come vivere la vostra storia d'amore. È soprattutto dedicata a questo, a chi ha ancora qualche dubbio, bene, qui i dubbi poi non ci saranno più. Questo messaggio nella bottiglia probabilmente è rivolto a chi aspetta una dichiarazione, ma che se la aspetta, cioè se avete dubbi, se avete capito bene o no, se ce n'è o no, avete capito benissimo, questa settimana ci sarà la conferma, quindi tranquilli. Per
Per chi vive una situazione clandestina, questa settimana c'è la possibilità che magari qualcosa salti fuori, ma in senso buono, non che venite scoperti, ma che forse ci sia proprio un segnale un po' più forte dalla persona che voi amate e che vi faccia, vi illumini un pochino il percorso, un pochino il cammino e inizi a saltare fuori se è stato di nascosto tutto questo periodo per motivi, insomma, un po' di logistici, gestionali, ma anche fare un piccolo passo in più, insomma, a recuperare un po' quello che vi siete persi in questo periodo. Quindi già qualcuno potrebbe sentir parlare di una decisione di mettere la testa a posto all'interno di queste relazioni clandestine. Per i single, poverini, che sempre sono qui, che non ce li teniamo per ultimi, ma dulcis in fondo, perché qui i single addirittura potrebbero scoprire di essere la cota di qualcuno e quindi avere questo messaggio nella bottiglia è una cota corrisposta, ma non ci pensavate, insomma, sarà una sorpresa graditissima e qui abbiamo proprio l'altra persona che si fa avanti. Potreste anche essere voi, certo, però io qua vedo più un movimento verso di voi, pertanto io credo proprio che sarà questa sorpresa in cui speravate forse da un po', ma non ci speravate più perché erano finite, esaurito il tempo e quindi qua ci siamo, insomma, abbiamo proprio finalmente la nascita di qualcosa di nuovo. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'amour, questa settimana la fa da padrone e quindi siamo a posto. Per il lavoro, come vi dicevo, insomma, ci sono delle buone prospettive, inizi, non parliamo qua di soldi, ma evidentemente con delle carte così io non credo che il non parlarne sia perché non c'è niente di bello, ma semplicemente perché non c'è niente di nuovo. Vedo comunque che come inizio di settimana, quindi come carte di testa, io ho una stabilità nel benessere e insomma, del vostro star bene, diciamo, io non sto dicendo che siamo tutti miliardari, magari, oddio, magari, non lo so, però diciamo ognuno di noi ha le proprie preoccupazioni, ma qui le vedo abbastanza smussate, nonostante questo inizio, magari verso martedì, un po' di bassa, un po' di pessimismo, un po' di apprensione. Qui non è pessimismo, qui è proprio apprensione. Siete stanchi di dovervi occupare di scartoffie per quanto riguarda i soldi e avete paura un po' che vi passi di mano qualcosa. Invece no, direi che poi anche queste sono carte che mi segnalano abbondanza e positività. Stesso per il lavoro, appunto, avete paura di esservi perso qualcosa, ma direi proprio di no, quindi è un'angoscia che tiene proprio banco per al massimo una giornata. Fortunatamente poi tutto trascina verso una visione del mondo molto più ottimista e ben fondata. Ah, finalmente posso parlare degli studi, qua ci sono buone possibilità anche per gli studenti. Finalmente qui ci sono delle novità, delle comunicazioni. Questo è internet, quindi sapete che però qui è internet, va bene, scuola a distanza. Parlo di tutti ordini e gradi, però io qua incomincio a vedere un pochino più di presenza. Qui c'è una novità di cui si era parlato tempo fa che dovrebbe rappresentare forse una nuova scelta. Adesso io non lo so come finirà, naturalmente finirà nel modo più prudente per tutti, e quindi però io penso che ma, forse un piccolo avanzamento rispetto a questi esami da svolgere solo online, chissà mai che non si ventili anche qualche possibilità intermedia, potrebbe essere. Sta di fatto che voi qua, questa settimana è come se vi sentiste più partecipi della vita, da studente. Vedo forse più gli studenti di grado medio-alto, liceo, università e anche dopo. Però qua, questa settimana ci sono delle novità interessanti perché hai scelto questa stesa. Speriamo, che dire, io me lo auguro, speriamo davvero che sia la volta buona, che qualcosa si muova, anche per farci sentire tutti un pochino più in pista, un po' più padroni del nostro destino. Certo che ragazzi, se qui ci sono degli studenti, insomma, avete scelto proprio un anno un po' birichino per prendere delle decisioni, per avere delle prove così importanti. Ma vedrete che comunque qualcosa salvaguardiamo, soprattutto qua c'è allegria, c'è un clima più festoso. Chissà, forse qualcosina di bello rispetto, di più bello rispetto a starsene tutti a casa davanti a un monitor, pur con tutta la prudenza del mondo, qualcosa ci inventeremo, chi lo sa, è possibile.
È possibile che questa settimana ci porti delle novità gradite anche in questo settore. Comunque, appunto, vedete che qui c'è proprio il coronamento, il lavoro ben fatto. Alla fine veniamo tutti premiati che ha scelto questa settimana e c'è qualche messaggino così imprevisto che ci rallegra ulteriormente questi giorni. Quindi io direi che possiamo essere soddisfatti, iniziamo a raccogliere un po' i frutti di quello che abbiamo seminato. È una settimana costruttiva che ci porta addirittura delle sorprese, quindi possiamo essere molto molto contenti. Quindi cuore. È arrivato il momento di gioire un po', sarai un cuor contento questa settimana, non ti crucciare troppo per eventuali cose burocratiche che è giusto tenere sotto mano e presente, però che non ti rovinino la festa, perché questa è una settimana di festa e di sorpresa e ne abbiamo tutti tanto bisogno, quindi felicissima che sia capitato a te. Mi raccomando, se ti è piaciuta questa stesa, metti il like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche con la campanellina. Anche a te, do appuntamento a domani per un video al giorno insieme a me qui su Cartomantica. Eccoci qua, allora adesso andiamo a vedere per chi ha scelto la variante chiave come sarà questa settimana dal 4 al 10 di maggio, la famosa settimana in cui Italia finalmente entra nella fase 2, senza per questo strafare, però intanto solo l'idea che sia possibile tutto questo a me fa veramente contenta, nel senso con tutta, adesso la riprendo quella perché crede di scappare, con tutta la cautela del caso e rispettando sempre comunque tutto quello che ci verrà detto, anche solo l'idea che si possa ipotizzare di tornare lentamente, ma lentamente verso quello che eravamo prima, insomma, è già qualcosa che non avremmo sperato. Pronti, ecco. Sembra fatta apposta. Allora, chi entra questa settimana con la variante chiave, direi che è pronto, pronto ad affrontare tutto quello che ci aspetta. È una carta, secondo me, veramente che mi ispira tanto, tanto, tanto ottimismo, tanto entusiasmo più che ottimismo. Mi sembra veramente di sentire i bambini come quando stai per portarli al parco che ti arrivano già con secchiello e paletta, quando magari non ci siamo ancora messi le scarpe, no? Ecco, qui mi richiama questo. Senza esagerare con questa signorina qui che sembra un po' un misto tra una ballerina e la Nike di Samotracia, però insomma vabbè, comunque anche quella, la vittoria è la vittoria, quindi siamo proprio pronti in questo senso. Vediamo che cosa ci dicono gli angeli, se sono altrettanto entusiasti, se siamo un pochino più moderati magari. No, addirittura 5 di terra. Paure legate ai soldi, sii saggio, sei pronto, ma accetta l'aiuto degli altri, lavoro autonomo incerto, che guastafeste, adesso andiamo a vedere di smentirlo immediatamente, però è indubbio che anche se uno è pronto a ricominciare, qualche problema ci può pure essere. Allora, in questa settimana, secondo questi tarocchi degli angeli, le nostre paure, se ne abbiamo, sono legate ai soldi, quindi vabbè, sono paure però, no? Abbiamo paura. Se abbiamo un lavoro autonomo, mi sembra che purtroppo ne abbiamo ben motivo, andiamo a vedere come andrà questa settimana. Vediamo soprattutto prima uno degli arcani maggiori dei tarocchi. La giustizia. Beh, la giustizia mi parla anche di un po' di pulizia da fare, così. Però mi parla anche di soluzioni che si possono trovare in mezzo a situazioni un po' complicate e un po' controverse. Quindi, se abbiamo paure legate ai soldi, magari questo sii saggio, accetta l'aiuto degli altri, con la giustizia io ce lo vedo molto bene, molto bene. L'importante per me sono le energie, voi siete pronti, quindi siete pronti a fare un passo oltre, magari anche oltre le vostre paure. Perché no? Adesso ci prendiamo le nostre 7 cartine e andiamo a controllare. E 7 e voilà. Allora, vediamo qualcosa che finisce, ma anche qualcosa un po' che vi opprime. Non posso dare torto a queste carte. Allora, oh, che cosa avete paura di perdere qui? Soldi. Qui avete proprio queste nuvole sulla perdita dei soldi. Accidenti. Andiamo subito a controllare se sono paure fondate o no. Vediamo, perché nel caso
Mi seccherebbe molto dare ragione a quei tarocchi degli angeli che in questo momento mi stanno un po' antipatici. Vediamo. Abbiamo degli ostacoli sicuramente. Eh sì, qua c'è qualcosa che riguarda proprio il lavoro e la professione. Allora, qui avete proprio paura e questo pronti, secondo me siete pronti, ma non tanto perché vi sentite un po' isolati. Qui avete paura di aver perso il treno, ragazzi, perché iniziamo la settimana con quest'orso isolato, quest'orso nella torre che comincia a non poterne più, quindi mi conferma il pronti. Però per alcuni di voi io vedo un certo timore che le cose stiano cambiando in peggio, anche se io devo dirvi la verità che all'inizio della settimana, soprattutto all'inizio della settimana, almeno dal punto di vista economico, io vi vedo abbastanza sereni. Il problema non è tanto economico, ma è proprio un fatto lavorativo, cioè qualcosa che viene a rabuiare la vostra professione e che quindi vi dà come una sensazione di essere in pericolo. Questo parlo soprattutto per la professione, per chi ha un lavoro che non è invece autonomo, per chi è impiegato o comunque in questo momento, anche se sta aspettando magari di tornare al lavoro, però dipende appunto da qualcuno. Qui io non vedo grossi cambiamenti, vedo anzi verso la fine della settimana. Allora, qui questa è la cassa integrazione per chi avesse questa possibilità. Ma nonostante tutto abbiamo anche la sicurezza, avremo verso la fine della settimana, che il lavoro non è perso, che le cose andranno avanti, che adesso è un momento un po' di ristrettezze, però ci siamo, diciamo, abbiamo trovato la quadra, sappiamo cosa ci aspetta, non siamo entusiasti, ma siamo appunto, come dice la carta, pronti e soprattutto, come dice la giustizia, regolamentati, diciamo, no? Quindi può essere che non ci entusiasmi, anzi, lo credo bene che non entusiasmi nessuno. Ma lo stesso abbiamo questa, chiamiamola certezza, questa sicurezza, che certo non è quella che avevamo prima, ma sappiamo dove stiamo andando. Invece, per chi ha un lavoro autonomo, per un professionista, per chi soprattutto fosse, come si dice, imprenditore di se stesso, all'inizio della settimana abbiamo forse qualcosa, dei soldi che entrano, ecco. Senza forse, perché qui abbiamo delle notizie riguardo dei soldi che entrano. Entrano anche ai lavoratori dipendenti, ma qua entrano in un altro modo. Qui è qualcosa che può far partire questa attività, può farla andare avanti. Ciò non di meno, subentrano anche delle complicazioni che sembra quasi che quello che è appena nato debba finire, cioè a metà della settimana avrete veramente un momento in cui direte: no, vabbè, mollo tutto e me ne vado. Questo sì, perché avete questo rabbuiamento sulla vostra professione, soprattutto abbiamo la bara e il bambino, cioè proprio è come se vi prendesse una badilata in testa, rimanete un po' tramortiti. Fortunatamente, perché se no veramente mi sentivo male a leggervi queste carte. Fortunatamente qui abbiamo, intanto avete una situazione, sì, di isolamento, ma avevate un po' messo via qualcosa per far fronte. Qui è come se o non vi entrassero delle agevolazioni o se vi arrivasse una badilata di tasse da pagare, non lo so, qualcosa di imprevisto, qualcosa che vi fa dire: vabbè, allora ditelo che non posso lavorare, ciao, me ne vado. Fortunatamente arrivano delle ottime notizie a salvarvi un po' la pelle. Per alcuni vedo subentrare addirittura di qualcuno che si mette in società, sto parlando sempre di lavoro autonomo, o vedo invece anche la supervisione, la collaborazione di qualcuno che può aiutarvi, farvi come da mentore, da tutor, qualcuno con tanta esperienza che vi fa vedere che nonostante tutto dovrete un pochino ridimensionare il progetto, perché è inutile che vi racconti storie, cioè ormai lo vedete anche voi che c'è questo topino che non ci piace, però finalmente rientrerete un pochino da questa ventata di legittimo pessimismo e troverete la voglia di continuare di andare avanti. Sono contenta di questo. Dovrete anche qui un pochino però lasciare andare qualcosa, quindi se lasciare andare quando succederà in senso positivo è se subentra un socio.
molti di voi vi dico subentrerà un socio verso la seconda metà della settimana, quindi socio, un possibile socio, qualcuno che vi aiuterà, però sarà più che un socio d'opera, un socio di capitale, da quello che vedo, quindi sì, certo, vi darà il suo know-how e tutto, però dovrete un pochino lasciare andare dal punto di vista economico, è chiaro, se siete in due si guadagna a metà, però è anche vero che con quello che porta questa persona potrete andare avanti. Altro discorso invece per la consulenza che avrete da questa persona che però pretenderà un pochino di starvi, di marcarvi un po' stretto, insomma, quindi dovrete in qualche modo rendere poi conto, quindi questo vi dà un po' fastidio, ma lo stesso troverete la quadra, lo stesso riuscirete a trovare il modo di portare avanti questa cosa, anche se vi dico che a metà settimana molti di voi avranno la spugna e pronti a gettarla via, perché siete veramente stanchi, non è il primo impedimento che avete, questa è una storia di grosse rinunce, di grosse battaglie alle spalle, quindi non è che avete iniziato questa settimana lunedì con un'idea e al mercoledì decidete che non va più bene e al venerdì arriva la fata smemorina a dirvi che va tutto di nuovo bene un'altra volta, questa è una storia che ha un suo passato e quindi adesso veramente è come se fosse l'ultima goccia che fa traboccare il vaso, dice, ma sì, ma basta, cioè ci mancava anche questa. Invece no, guardate qui. C'è chi è pronto ad aiutarvi, non mollate, lasciate, siate saggi. Guardate, me l'ero persa qui, alla seconda parte, ora ero rimasta sul lavoro autonomo incerto. Sii saggio e accetta l'aiuto degli altri. Ecco, accettare l'aiuto degli altri vuol dire purtroppo a volte scendere un po' a compromessi. Quindi se avevate un'idea al 100%, questa idea sarà magari al 90% perché il 10% dovrete ascoltare i consigli di qualcun altro, però state attenti perché sono consigli veramente ben fondati. Se arriva un'altra persona, ottimo, è una persona della quale secondo me vi potete fidare. Questo per quanto riguarda il discorso lavorativo. Ok, spero di essere stato chiaro. Per il resto, allora, che cosa possiamo dire per l'amore? allora, per l'amore, scusate se rido, però allora qui abbiamo le situazioni clandestine leggermente compromesse e qui io vedo che alla fine, qui questa volta, alla fine della settimana. Basta, finisce qui, vi stufate proprio, qui è una situazione che anche qui, un po' parallelamente a quello che succede per il lavoro autonomo, arriva l'ultima, cioè quando proprio finalmente questo isolamento non c'è più, cioè non c'è più, potete comunicare un po' meglio, abbiamo un pochino più di libertà, sta per ricominciare qualche cosa e arriva l'ennesima batosta, l'ennesimo stop e voi siete veramente stufi. L'altra persona, sappiate che tiene a voi, ma voi, molti di voi hanno già in mente qualcun altro, si sono già guardati attorno e allora decidete proprio di scegliere la strada un pochino più sicura, dove peraltro nel frattempo si è sviluppato qualcosa di bello, quindi non è che soffriate molto, sapete, secondo me più che altro è la decisione da prendere che è un po' faticosa, vi farà anche un po' impressione, perdonatemi il termine, però è una cosa per la quale appunto avete lottato tanto, anche qui c'è qualcosa alle spalle di molto grosso, vi trovate a dover chiudere, vi fa un po' senso, come dire mamma mia, tutta sta fatica per cosa? Però il per cosa, siccome è già la seconda metà della settimana si palesa come una figura interessante, secondo me il per cosa lo trovate subito e vi consolate abbastanza, pur con tutto quello che comporta tagliare con il passato, adesso non voglio minimizzare, però diciamo che io ho visto situazioni di chiusura molto più problematiche. Quindi alla fine, secondo me, siete voi che tagliate. Per le altre situazioni, insomma, anche qui all'inizio della settimana non siamo messi benissimo perché ritornare pian piano, anche se pian piano, alla normalità è faticoso, sapete. Vedrete che non è proprio come dire, tutto questo tempo aspettare che piano piano ci si potesse almeno mettere il naso fuori dalla porta e salutare da lontano, quando ritorniamo a poterlo fare non sappiamo più camminare, quindi anche coppie che magari possono incontrarsi senza fare chissà che, magari pur con la mascherina, però intanto vedersi e che fino adesso erano state lontane. E adesso sarà, intanto sarà difficile con le mascherine, secondo me, ripristinare un po' le vecchie abitudini, soprattutto se parliamo d'amore, ma bisogna farlo. Quindi troveremo, insomma, l'essere umano è adattabile, quindi sapremo come fare, ci sarà secondo me anche da sorridere, ma tanto nessuno ci vedrà. Dovremmo indovinare chi sorride veramente, lo dicevo l'altro giorno, perché spesso ci sono persone che sorridono solo con la bocca, no? Con queste mascherine
Già inizio a vederne delle belle, c'è gente che ride e io non mi accorgo, se non perché gli si spostano le orecchie, ma gli occhi rimangono seri. Quindi io sto già iniziando a fare una scrematura, sapete, così. E qui, anche qui, insomma, bisognerà vedere, secondo me, queste nuove dinamiche porteranno delle scoperte. Quindi qui avremo probabilmente all'inizio della settimana, per diversi motivi, qualche difficoltà a riprendere a rapportarci come andava prima, però fortunatamente sono situazioni che poi si aggiusteranno. Come? Beh, come qui c'è l'amore per la maggior parte di voi, quindi non ci sono particolari problemi. Certo che all'inizio io vedo che qualcuno perderà un po' le staffe, insomma, qualche litigino proprio perché è difficile tararsi su queste nuove dinamiche ci sarà, ma poi andremo abbastanza bene. Qui che mi fa veramente effetto è che alcuni di voi faranno fatica a riprendere a conversare, a parlare, e perché ormai eravamo abituati a questo, eravamo abituati a messaggi, eravamo abituati ai video. Chi potrà riprendere a vedersi, a frequentarsi, anche se con tutte le precauzioni del caso, farà fatica. Qui vedo veramente fatica, che non vuol dire niente, i rapporti umani rimarranno gli stessi, i sentimenti gli stessi, quindi non è che si rompono coppie perché non possono più chattare, però vedo tanta fatica. Sì, siete pronti, ma ormai ci eravamo abituati a più che altro a mettere lo smiley magari, invece che a far capire con il nostro atteggiamento dal vero che eravamo contenti. Qui vedo un po' di stanchezza, un po' di... siete un po' provati. Cioè, nonostante mi sembra che rimanga tutto proprio invariato per la maggior parte dei casi, nonostante un inizio di settimana un po' burrascoso, un po' quasi di cautela, un po' di confusione, vedete, un po' di, non so, fatica a ritornare piano piano alla normalità. Ma lo stesso, non ci sono problemi. Invece c'è questo grande, grande spirito di liberazione per i legami complicati e clandestini, dove io vi vedo ormai decisi ad andare per un'altra strada. Beh, insomma, se è così che doveva andare, meglio prima che dopo, no? In fondo abbiamo tenuto duro, adesso anche basta, forse ce l'abbiamo fatta, è ora di mettere la parola fine. Quindi, questa settimana per chi ha scelto chiave, direi che inizia con una grande turbolenza, una grossa preoccupazione, ma in realtà finisce con uno spirito collaborativo che mi fa ben sperare, soprattutto che non va a offuscare questa carta che mi era piaciuta tanto all'inizio, che ci dice che siamo pronti a ripartire. Siamo pronti, dobbiamo solo sgranchirci un pochino il cervello, perché ormai è rimasto un po' lì, e dobbiamo avere ancora di nuovo il coraggio di affrontare la realtà. Però le cose andranno bene per questa stesa, per questa variante, sono ottime, quindi è questione di saper tagliare. Ricordatevi che la giustizia, appunto, taglia, quindi dove è bene operare questi tagli facciamoli, dove invece è bene collaborare, collaboriamo, e la settimana sarà sicuramente una settimana da ricordare. Bene, chiave, anche per te questa volta è finita tutta no, il mio racconto per come sarà la tua settimana. Io ti auguro veramente di riuscire ad affrontarla al meglio. Ricordati questa carta, sei pronto, quindi non avere paura. Ti chiedo di mettere like a questo video se ti è piaciuto. Naturalmente anche di iscriverti al canale se non hai ancora fatto, di attivare le notifiche e con la campanellina. E naturalmente per tutto il resto ti do appuntamento qua domani per un video al giorno insieme a me su Cartomantica. Bene, con questo noi vi salutiamo, siamo arrivati alla fine di queste previsioni dal 4 al 10 di maggio. Buona fase 2 a tutti. Spero di ritrovarvi qui la settimana prossima per le previsioni settimanali e mi auguro anche di trovarvi qua ogni giorno per i miei video che faccio per un video al giorno finché ce la farò. Continuate a essere così numerosi e affettuosi. Io e i miei simbolini e le mie carte vi salutiamo. Vi diamo appuntamento già domani qui per un video al giorno insieme a me su Cartomantica. Ciao a tutti.